giorno giusto per ascoltare questo testo sarà giovedì, il 2 febbraio, 40 giorni dopo Natale, quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, dice il testo. Nel 40° giorno ogni famiglia ebrea che per la prima volta aveva un figlio era invitata a portarlo al Tempio, a consacrarlo. Oggi ci soffermeremo solo su alcuni aspetti di questo testo nella festa della Sacra Famiglia. Quando Leone XIII la pensò, la istituì nell'Ottocento, aveva attorno a sé un mondo che iniziava a cambiare rapidamente. La festa della Sacra Famiglia nasce nel cuore della rivoluzione industriale, quando il ritmo di lavoro, quando le condizioni di sfruttamento, di lavoro anche dei bambini, cominciava a minacciare fortemente la tenuta di tutto quello che lavoro non era. E proprio in questo contesto la Chiesa sente di avere una missione, e cioè di ricordare che non siamo fatti per l'asservimento, che non siamo fatti semplicemente per quello che il mondo ci chiede, per ciò che fa pressione su di noi, ma che siamo fatti anzitutto di legami. Ed è interessante che in quel momento la Chiesa non sceglie di dare una definizione di famiglia, ma di guardare a una famiglia che per fortuna è diversa da tutte le altre e che nessuna famiglia può imitare perché non ha avuto la stessa sorte di avere il Figlio di Dio come figlio. La storia di Maria, di Giuseppe con Gesù è una storia unica, ma questo mette ciascuno di noi nelle condizioni di riconoscere di avere una storia e una famiglia a sua volta unica. Questo non è un modello da ripetere tale e quale. La famiglia di Nazareth non è neanche una definizione che duri per sempre e a ogni latitudine di che cosa sia una famiglia e di che cosa debba essere. Ma è il segno forte, radicale, che Dio ci ha voluti visitare, incontrare, accompagnare, legandosi a un luogo, a una famiglia, a una casa. Per ogni ebreo la famiglia è anzitutto il luogo in cui viene alla fede e non solo alla vita. È il luogo in cui si celebrano le feste, in cui si riceve insieme alla vita il suo senso. E Gesù, ricevendo un padre e una madre, entra a fare parte di una genealogia, di generazioni, di una storia di salvezza, in cui una generazione trasmette all'altra le meraviglie che Dio ha fatto per Israele. Famiglia è anzitutto questo nella scrittura e nell'esperienza del popolo a cui Gesù appartiene, un luogo in cui insieme alla vita si sperimenta un senso della vita, una bontà della vita, in cui in particolare si fa esperienza di quello che è il cuore di ciò che a Israele è stato offerto, scoprire che il segreto della vita è l'alleanza, è un patto tra il cielo e la terra. Dio ha scelto Israele per fare alleanza, per legarsi, e si vive se ci si allea, se ci si lega, se ci si dice per sempre. Questa esperienza profonda che vediamo in Gesù in modi diversi nella storia è provata, è minacciata, ma noi siamo qui oggi a celebrare, guardando alla famiglia di Nazareth, che la vita cristiana è questa continua ricostruzione di legami, è questa continua esperienza di alleanza. Così quel luogo che nella Bibbia, fin dalle prime pagine, è un luogo di reciproca accusa,
Adamo ed Eva li incontriamo che fin dall'inizio litigano fra loro, si danno a vicenda la colpa di quello che è avvenuto, che è quel luogo in cui i primi due fratelli diventano uno l'uccisore dell'altro, può diventare il luogo in cui un miracolo avviene. Ed è il miracolo che dal conflitto si passa alla riconciliazione, che dagli errori fatti si sperimenta che si può rialzarsi e continuare, il luogo di un'alleanza che tiene nonostante i limiti di ciascuno. Quando salgono al Tempio a presentare questo bambino, questa giovane famiglia incontra Simeone, incontra Anna, sente di appartenere a un popolo, sente di stare davanti a Dio avendo con sé un patrimonio, una tradizione che sosterrà il cammino di ciascuno. Ciascuno, Maria, Giuseppe, Gesù, si rapporterà a questo Dio sentendo di avere vicino dei compagni di strada che camminano, faticano a credere, ma si sostengono anche reciprocamente nella fede. Simeone l'anziano è il segno di tutto questo, di una vita che ha creduto e che vedendo Gesù si sente compiuta. Ora lascia che io vada in pace. Chiediamo al Signore che anche la nostra vita familiare sia una vita in cui insieme a tante difficoltà sperimentiamo che ha senso vivere ogni giorno, legarci l'un l'altro, che riusciamo a sperimentare come questo essere insieme, questo fare alleanza tra Dio e noi, tra noi e gli altri, ci permette di apprezzare il cammino della vita come un cammino in cui la luce cresce e in cui anche il male può essere affrontato, superato e vinto.